Buonasera a tutti, ancora mi sa, non è arrivato un po' di persone, però volevo presentare oggi qua Tenzin Tsongkhla. Lui viene dall'India, uno che è nato in India, la nostra nuova generazione che, come posso dire, ha ereditato la nostra causa per i tibetani che è scappato dal Tibet 60 anni fa. La loro generazione sta per finire, per questa nostra nuova generazione prendere questa grande responsabilità, eredita senso da sia politica sia per la nostra cultura per salvare. E lui è uno dei più attivi, molto famoso a tutto il mondo, riconosciuto perché uno che è cresciuto in India, ma ha vissuto anche in Tibet, ha vissuto tanti mesi anche in prigione in Tibet, lui è imprigionato, dicevano, lui è una spia tibetano, però piano piano, siccome non trovava motivo di questa loro accusa da parte del governo cinese, è dovuto lasciare. Dopo quando è ritornato, loro hanno mandato in India, è rimesso in prigione in India, per questa sua storia. Un tibetano che nasce in India e cercato di ritornare la sua origine in Tibet, in paesi come Tibet, che comunque non c'è diritto di andare, non c'è. Comunque lui tutta la sua forza ha voluto andare a vedere proprio come era Tibet in questo senso. Da 93 lui comincia a lavorare per causa tibetana, viaggiando tutto il mondo e soprattutto questo modo di lavorare non c'è un ufficio o un partito, lui fa volontariamente, scrive sua fondo, come posso dire, viaggia tutto il mondo, ma lui scrive poesia sulla causa tibetana, scrive libro, vende questo, sia quasi promuove cultura tibetana, istituzione del Tibet, e così lui fa auto-sponsorizzato, giusto, parole così. Per questo, per molto importante, perché senso della un tibetano che nasce fuori dal Tibet e lotta per ritornare al nostro paese. Per questo poi volevo lasciare parole a lui, comunque come racconterà lui. Praticamente non abbiamo un progetto che lui veniva a Roma a fare questa conferenza, lui veniva a Milano perché riceve un premio per i diritti umani. Per questo mi ha ricevuto ieri telefonata, allora ha chiesto a Matteo, possiamo organizzare qualcosa a Roma anche da parte di Radical Party, perché Radical Party uno di più, come posso dire, vecchio partito che sempre sopporto, aiutato per causa di tibetano. Per questo siamo vecchi amici, qualsiasi cosa, anche se un giorno prima, cioè, come dice, il diritto di chiedere, possiamo organizzare qualcosa, perché se no è difficile organizzare così. Per questo volevo ringraziare Marco e Radical Party, sempre comunque benvenuto, non solo a Tenzin Tsongkhla, ma ogni volta qualsiasi nostra rappresentante da governo tibetano viene qua, loro ricevono comunque in qualche modo sempre supportato e aiutato. Volevo ringraziare. Ma non è certo la prima volta che ci troviamo insieme e non è certo la prima volta che ci troviamo insieme nel momento in cui, come tibetani, come radicali, ci troviamo ad avere obiettivi chiari, limpidi, difficili, ma anche molto forti. Più o meno forse comunque sapete che da ormai almeno un anno ho una posizione che
mette al centro delle analisi di quello che il mondo deve fare. Quello che all'interno insieme del Partito Radicale abbiamo concepito in questi mesi ed anni, e poi soprattutto il Dalai Lama concepito e espresso, auspicato, posto come obiettivo. E allora mi trovo a dirvi, sono imbarazzato, perché dire a noi tibetani radicali quello che credo quasi tutti sappiamo essere, siamo uniti dalla speranza, siamo uniti anche dalla pratica di vita, siamo uniti dalle scelte che facciamo. E allora un problema pratico che ho è quello, ci siamo visti a Scanziano l'anno scorso, in Basilicata e in altre cose. Oggi credo che abbiamo urgenza di vederci anche per organizzare fatti precisi. Comunque, il punto di partenza è questo. Voi sapete, credo tutti adesso, che la posizione del Partito Radicale Transnazionale e della sua galassia è quella di ritenere che le decisioni prese, dialogando anche insieme, ma prese inequivocabilmente, con chiarezza, dal Dalai Lama, costituiscono una risposta agli interrogativi di tutto il mondo, non del mondo tibetano o del mondo radicale. Quando lui viene fuori e a un certo punto dice: ma noi non è che vogliamo solo, non so, l'indipendenza nazionale, così avremo magari anche il nostro esercito, avremo il nostro denaro, eccetera. No, lui dice e ribadisce: noi vogliamo lottare in Asia, ovunque, ma all'interno della realtà cinese, lui dice all'interno della realtà cinese, per più democrazia, più libertà, per gli Han. Perché questo è il modo di affermare la storia propria, la storia tibetana nei suoi valori, nel suo apporto specifico, che è di unità, che è di speranza, non è dell'etica del sacrificio, che qualche volta è pericolosa. Allora, adesso, c'è qualcuno che vuole già intervenire in questo nostro dibattito, fra di voi, dando apporti,
magari anche critiche, no? Perché, guardate, io non faccio i conti, ma la prima volta che il Dalai Lama era qui, ufficialmente, era tanti decenni fa, non anni, decenni, e scendevamo a piedi insieme dall'Aventino per arrivare qui parlando e parlando degli eventi che accadevano in quei decenni. Nella Cina di allora, alla ricerca del suo modo di trovare di nuovo posto nella storia, e allora sembrava dovesse essere quello di opprimere le libertà, i sentimenti degli altri. Sembrava questa la scelta storica. Beh, io credo che tanti quanti siamo sappiamo che l'idea, invece di lottare tutti perché ovunque ci sia più democrazia, più rispetto umano, più speranze comuni, questo è quello che il Tibet ritrova e ripropone. Allora si parlava Scanziano l'anno scorso, anche si diceva, ma il rischio delle immolazioni, se prendiamo questa linea nuova, di dire una linea di direzione anche del territorio cinese, perché di questo si tratta, di direzione di questo, e quindi non più Dharamsala, lo sapete che la conosco bene, ma una visione più ambiziosa. E se il Dalai Lama dice noi vogliamo lottare perché gli Han, oppressori, no, Pechino, noi vogliamo lottare perché gli Han abbiano più diritti umani, più democrazia. Noi tibetiani e radicali abbiamo questo obiettivo, questo dono, questa forza. E allora si diceva, sì, però a questo punto le immolazioni, ci saranno quelli che non capiranno questa linea e saranno disperati. Ne parlavo, sentii la profonda serenità del Dalai Lama, la profonda fiducia nel suo popolo, la profonda fiducia di raccogliere dal suo popolo, dalla sua storia drammatica, quello che può essere il nuovo sole dell'avvenire, la nuova prospettiva. E quindi mi conoscete ormai, sapete che tra le altre sono cocciuto, sono una bestia testarda, e questo lo sai, sua santità, abbiamo avuto momenti di commozione insieme proprio nello scoprire che per lui diveniva
quasi dettato dal popolo questa linea fatta di amore per coloro che rischiano o rischierebbero ancora di essere i nemici dei tibetani, di comportarsi contro di loro. Ebbene, questa scelta oggi è una scelta profetica. Io, come forse sapete, sono anche di recente andato anche a Monaco di Baviera, Tedescofoli, non proprio la mia zona, a Monaco di Baviera per un congresso uiguro. E per confermare quel congresso uiguro, quella linea non più parallela, le parallele non si incontrano, convergente, creativa, di amore appunto per il territorio millenario delle Cine, dei Tibet. E allora lì, mentre parlavamo col popolo uiguro, e io parlavo sempre dicendo: avete la possibilità, la fortuna di avere il Dalai Lama che ispira queste vostre nuove scelte, e sono scelte non contro i vecchi avversari, ma sono per festeggiare la capacità tibetana ed uigur di regalare agli Han più speranza nella democrazia, più speranza nella tolleranza, più speranza nelle tradizioni e nella cultura tibetana e perfino quella uigura. Adesso non mi voglio troppo annoiare, perché se un po' ci continuiamo a conoscere nel quotidiano, già sapete che questo di cui con Matteo noi siamo convinti, noi vogliamo lottare perché è una lotta vincente, lottare con i valori, la storia, il popolo tibetano, per che prima del solito gli Han, i nemici, gli oppressori, gli Han abbiano invece la felicità di più democrazia, di più amicizia, di più forza, anche con queste strane bestie. Quali strane bestie? Le strane bestie del Partito Radicale, che appunto oggi sappiamo essere anche dagli uiguri, dal popolo uiguro compreso, come qualcosa che li aiuta non più a vendicarsi delle inciviltà e delle violenze, ma quelle di divenire sovranamente capaci di dare più libertà, più amore, più felicità agli oppressori, ai nemici di sempre. E questo, credo, ci può un pochettino unire adesso. Io vi devo dire, ho un continuo in questi mesi, non è la prima volta,
sapete, della mia vita, c'ho bisogno di Sua Santità. Io due volte al giorno vorrei chiamarlo, vorrei che lui sappia e lo sa che voglio chiamarlo. E sappiamo che adesso, proprio dove te dà una reazione di immolazioni, cosa ci sta facendo, eccetera, no, a questo punto probabilmente si sta comprendendo che questo è tibetano. Magari sarebbe Han, invece dire lo chiamo contro, ancora. E questo è tibetano ed è un elemento nella quale non ci sarà bisogno di avere l'esercito tibetano, il partito che sorregge tutto, ma quello che noi siamo stati sempre insieme. Lottiamo, diciamo, perché il Tibet, la sua storia, la grande storia, torni ad essere più che mai in modo chiaro, preciso, una storia di liberazione, di amore, di forza, anche per coloro che ci hanno voluto male, anche per coloro che non hanno saputo conoscere e riconoscerci. Poi potete, vabbè, posso confessarvi una cosa. Non so se aggiungiamo una cosa. Ve la posso lì. È che ci vogliamo un mucchio di bene, credo. Non da ieri, non davanti ieri, ma tutte e tutti. E sono felice di ricordare le volte in cui qua a fianco, questa sede misconosciuta, chi c'era? Il grande Dalai Lama, una, due, tre, quattro volte, ad essere, non a portare, ad essere speranza, a essere più democrazia e a essere forza per tutti noi. Quindi, mo te dico subito, io ho bisogno che lo devo vedere più spesso, tanto per parlare. Bene, questo avevo per cominciare da dirvi e adesso a voi. Grazie. Forza! Intervenite! Diamo la parola a lui, no? Tenzin la parlerà in tibetano perché c'è tibetano nel capire, poi io cerco di tradurre, non che parlo proprio bene, però cerco di fare il mio meglio. Grazie. Voglio salutare tutti. Ngatan de ta rom lia yong che ni puri ka che tu ti ne de ta pe de ta ku chi ne mo chi tu che ni de re de ko cha chi zo pe ma tu de fun du chung chung chi ko ne de pa ne ko ni de ga cha tu ba ta ni du ka che shi de ku ko chung ma ka ne. In questo breve tempo sono molto contento di incontrare alcuni tibetani e alcuni anche persone che sostengono la causa tibetano. Sono molto contento di condividere questo piccolo momento. In questo momento, come si sembra a posto di sostenere la causa tibetano, se uno fa diventare amici di cinesi, sembra una cosa più ragionevole. Eh,
chapsiki pone yine kepsa raita pasha gongge yana zuli ya pie gi nyenga yobe yine ani radical chapsi sobe yobe ni tanda butu yonjang kuche en pe mixe manzu tondu de shi kone kubeb namba kuche na shui Sempre chi sostengono causa tibetana sempre diventa un problema, perché sempre al potere della Cina vengono comunque repressione, per anche in questo caso, anche radicale, c'è tanti problemi, ci sono, ma continua, sostengono causa tibetana, questo volevo ringraziare. Sostenere causa tibetano, aiutare il popolo tibetano, sinceramente è difficile ottenere qualcosa. Chi continua a aiutare il popolo tibetano oltre c'è una come posso dire, perché danno un valore per la verità, da parte della verità e valore della non violenza. Sono venuto a Milano perché un gruppo di organizzazione diritti umani offrono un premio per lui, perché lui ha lottato tutti questi anni per i diritti umani in Tibet. Per questo motivo è venuto a Milano. Con l'occasione potuto venire a Roma anche un attimo, per questo lui qua oggi per parlare. Tante cose che hanno fatto, 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 tante cose 양구 주도 중 아니 니주 지렌체 니도리아 규준이 규제리아 아니 남초 간접신의 야구 내가 간접신의 야구 내기 손소가 니가 준 거지 니 남구 그 주도 되겠어 come detto signor Marco Pannello prima diceva perché non è prima volta, comunque tantissime anni radicali sostengono la causa tibetana, sempre comunque aiutato. Lui dice questo è molto importante, anche spesso dobbiamo unire tra di noi e dobbiamo discutere, dobbiamo dire qual è la, come noi possiamo sviluppare questo nostro modo di lotta, per come noi possiamo anche promuovere, spiegare per le persone, per la verità. Io sono uno, io lotto per la nostra diritti e i nostri paesi con la, volontariamente. Questo, per esempio, io scrivo sul libro per storie del Tibet o anche istituzioni del Tibet, anche promuovere questo modo, io porto questo messaggio in tutto il mondo. Questo è il mio modo di anche vivere. Scrivendo messaggio, scrivendo sulla causa tibetana, sulla storia del Tibet, qualsiasi cosa, agire diversi paesi e promuovere cultura tibetana, raccontare, e in questo modo mio viaggio è sempre passando così. Maria,
Io, nel mio modo, comunque io ho lottato sempre per la causa tibetana, per questo motivo anche stato tanti anni in prigione sia in Tibet sia in India, proprio anche dentro in prigione in Tibet ho incontrato persone che... incontrato dentro prigioni in Tibet sia prigioni cinesi sia prigioni tibetane. Siccome anche in India continua lotto, continua comunque porto mio questo modo di lavorare, circa 13 prigioni io sono stato in India anche. E io sono uno quasi come vagabondo, ce l'ho questo due camicie e due pantaloni e l'unico modo di vivere scrivo questa poesia e porto questo messaggio in giro. Ti ringhi sono di nada da più belli su subina poi che mi insegno in cia di cosuia di anni chapsi che tone cosu batan pandeni che veglia anni penjo che ve rand vece tu anni sinje deio es Tibet è occupato dalla Cina politicamente, motivo di politico è occupato e questo momento ancora fino adesso tenuto per l'interesse economico che è per il commercio. Tantissime nazioni piccole prima della guerra mondiale, seconda guerra mondiale, sempre comunque perseguitato dalle altre nazioni, ma tutti questi paesi piccoli sono diventati paesi indipendenti adesso, sia in Africa sia in Asia. Come è successo prima della guerra mondiale, perché anche i paesi europei sono andati in Africa, a diversi paesi per occupare e comunque prendere risorse naturali. Stessa cosa quello che succede in Cina, quello che fanno, sia a Tibet, sia in Uyghur, sia in Mongolia, occupato perché è motivo di proprio togliere risorse naturali. Per quello che oggi, quello che succede in Tibet e in questi paesi, interesse della Cina è questo, togliere risorse naturali, come che succedeva tanti anni fa in Europa. In Europe, in America and Australia, in Mongolia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia. Tante nazioni come Australia e altre parti delle nazioni dicono noi non mettiamo mezzo Tibet in Cina perché questo è un discorso del politico, dicono queste parole. Non mettono, non volevamo sostenere il senso della causa tibetana perché è una cosa politica un problema. Il
Questo è proprio parole quello che dice, questo è un discorso politico, già capisce che tutta la paese dell'Europa, America, tutta la parte, perché è difficile, perché comunque riguarda anche loro, perché loro hanno interesse, commercio con la Cina, per questo è difficile rispondere. Tanti tibetani dicono non parlare come parla lui, dice queste nazioni stanno a silenzio davanti a Cina perché interesse economico. Tanti tibetani dicono a lui, dice non devi dire questo qua perché tanti europei, italiani, tutta la parte del paese comunque sostengono la causa tibetana e aiutano anche bambini tibetani, anziani in India dove sono rifugiati. Però lui diceva io faccio proprio questo, importante invece spiegare, dire, e questo è molto importante davanti a tutto il popolo. Questo interesse di grande economico da parte dell'Europa, da parte dell'America con insieme Cina, non è che aiuta il popolo tibetano o il popolo che sta perseguitato dalla Cina o anche il popolo cinese, stesso popolo cinese, sfruttano perché loro non è. Questo fa arricchire solo alcune persone. Per questo non va bene questo politico. Questo è vero, in America anche dicono quando fai commercio con la Cina, sempre Cina guadagna molto di più di quello che guadagna America. Quello dice lui, ancora vediamo come sta andando tutta l'Europa, tutta l'Italia, che il commercio sta andando sempre peggiorando, perché è proprio anche causa dell'economico quello che il commercio che fai con la Cina. Questo fa capire proprio quello di politico e quello che i ricchi sfruttano il popolo. Si vede, il popolo non diventerà mai ricco. Per questo sia giornale sia televisione sempre parlano dell'economico business, ma non parlano veramente persone come vivono, sia in Cina sia in Tibet, non raccontano la verità. Per questo immenso commercio nascondono dietro tutte le che non c'è diritti umani, tutte le cose manca, diritti fondamentali di essere umani che non c'è, che nascondono questo. Questo anche come accennato prima, dove c'è verità dobbiamo raccontare, dove c'è verità dobbiamo raccontare, non c'è motivo di nascondere. Per questo io faccio con la intenzione proprio racconto questo. Per questo
아니 직 라마쇼가 디 마레스 만주 개민영도 로동장 운영도 대사됐어 근데 프랑스 선정당 만주 먼저 선정이 제제 야 개유리기 회회유리기 제제 만주 크게 나오냐 우만이 시대에 보냈어 causa della Tibet in Cina che è separato non è che è un problema di popolo, noi avevamo vissuto migliaia di anni insieme, ma Cina è sempre rimasto Cina e Tibet è sempre rimasto Tibet, due nazioni vicino. Ma finendo detto che voglio fare su questo, San Mavole è andata a tenere, ma tu sappiamo che ci cambia, e gli altri non si dice è due popoli completamente diversi, siamo anche modo di vivere completamente diverso. Il popolo cinese è un popolo che coltivano riso e vivono un posto basso. E noi siamo quasi semi nomadi, viviamo in montagna, noi abbiamo anche modo di vivere completamente diverso. Cina ha occupato il Tibet con la militare, con la forza di armi e continuato ancora oggi perché proprio per interesse di togliere le risorse naturali del Tibet. Per questo motivo in paesi, alcuni paesi occidentali, a posto di aiutare o sostenere verità o causa tibetano, loro sostengono quasi quello che dicono Cina. Queste nazioni che parlano, parlano dei diritti umani o del rispetto di proprio un popolo, però se parlano dentro loro nazione un altro discorso, ma io vedo loro non parla un interesse per un altro popolo. Perché questo motivo ancora loro, nei paesi europei o America, loro continuano commercio con la Cina e prendono il loro interesse senza parlare di quello che succede nei nostri paesi. E questo è verità quello che volevo raccontare. Queste persone politiche, qualsiasi persone, se non sostengono causa di vedono non è importante. Se loro creano un altro problema perché prendono interesse con la Cina, e questo è grave. Causa della loro economico e interessa e sacrificano il nostro popolo. Causa della questo interesse economico e il nostro paese, la nostra cultura, la nostra nazione sta scomparendo. Oltrepassato tutto questo tempo, ma noi non abbiamo mai perso la nostra speranza, la nostra verità, questa nostra forza. Qualsiasi cosa succede, ma noi siamo molto stabili, siamo forti. Per lottare con la nostra posizione. Globalization
Qualsiasi cosa, sia interesse proprio economico, mondiale, qualsiasi interesse forte ci sono, ma noi crediamo e nostra lotta non violenza è sempre di più forte. Tante persone dicono quanto è successo in Tibet, autoimolati. Sicuramente molto triste, dicono è successa una cosa molto triste, molto brutto. Esempio, se c'è 100 euro che è costruito con la falsità e potere, e altra parte se c'è 1 euro con la verità, noi diamo questo 1 euro di verità è più forte. Nostra opinione, nostro desiderio avere una libertà e democrazia nel nostro paese e stessa maniera anche poi avere in Cina diritti umani, rispetto e anche libertà. Per questo noi facciamo una cosa non per solo il nostro popolo, ma facciamo una cosa per bene per tutti e due. A confine della Tibet e Cina circa 2000 km ci sono, per questo noi siamo vissuti sempre così e rimarrà sempre così. Noi siamo vicini di paesi, se loro hanno libertà e democrazia e se un paese sempre cresce con un rispetto, noi siamo sempre contenti, apprezziamo. Ma quello che Zimbabwe ha il loro potere, il loro arrogante modo di questa repressione per parte loro verso noi, questo noi non accetteremo mai. Ma un bel po' di gigabdi, mi ricicla gigabdi, mi ricomanda, solo manda, ieri manda, gigabdi, mangio e futuro sarebbe in Tibet sarebbe una nazione dove c'è tante diverse religioni, diverso popolo, diversa cultura, per questo è un sogno che diventa una nazione così, vivere in armonia insieme. Questo mio pensiero di passato e presente, il Tibet com'è e il nostro desiderio futuro sarebbe un Tibet, una nazione per il condiviso con tutti, varie nazionalità, varie religioni, per questo sarebbe nostra speranza in futuro. Per io lascio qua, poi se volete chiedere qualche domanda io risponderò. Le cose che ci hai detto sono un po' strane. Anzi, mi correggo, suonano un po' strane, non sono, ma suonano più. Nel senso che mi chiedo se sei tu uno dei leader del Partito Radicale
e io cosa ci sto a fare qui? Ma davvero, tu dici non violenza. E l'hai ricordato tre volte. Tu insisti nel dire in realtà la politica tradizionale cinese è sempre stata di sfruttamento e non neghi anche tu che questo sfruttamento è stato, era anche sfruttamento dello Stato cinese contro i popoli cinesi. E allora puoi restare qualche settimana qui a occuparti del Partito Radicale. E nel senso che loro sanno che stiamo, ci vediamo poco, ma cresciamo insieme nelle nostre diversità costantemente. Allora, una cosa che vorrei, le cose che tu dici hanno quel suono per me, sai perché? Perché queste cose sono decenni che me le raccolgo, me le racconta le popolazioni vietnamite, tra virgolette, cambogiane, sono le cose per le quali quando vado in quella zona dell'Estremo Oriente ci sono sempre problemi di ordine pubblico contro la presenza nostra. Eppure, appunto, sappiamo che sempre di più ormai quella posizione tradizionale cinese non ha grande forza per il futuro. Ha bisogno di opprimere anche i cinesi. Hanno paura dei diritti, della libertà, della democrazia. E questo credo che è il dono che davvero Sua Santità il Dalai Lama ci ha fatto negli ultimi mesi. Quando lui ha detto al mondo, attenzione, l'ha detto al mondo, noi tibetani, poi anche gli uiguri e tanti altri, noi vogliamo che il territorio cinese immenso diventi il territorio della più democrazia, più libertà per tutti. E il vero problema è che noi stiamo lottando come partito, perché la parola di Sua Santità, la parola del Dalai Lama venga oggi valutata, recepita e conosciuta come la, cito, come la risposta più civile,
più forte, più popolare anche. Ai problemi del mondo di oggi e quindi al mondo dei cinesi oppressi, anche loro. E quando ci siamo visti ancora l'anno scorso, lui era un po' arrabbiato perché non mangiavo sulla non violenza. Allora in quei momenti un po' bisticciamo, ci mando, io dico no, c'è la non violenza da portare avanti, ma oggi noi siamo felici perché sono certo che la parola, la scelta senza cambiare nulla del Dalai Lama è la risposta buona anche non solo in Cina, è la risposta buona anche negli Stati Uniti d'America. E lì la risposta buona per la crescita del mondo di oggi, nella democrazia e nella vita. E allora quello che dobbiamo fare è proprio insistere dicendo ma questo lo dice il Dalai Lama. Non è che lo dicono gli americani, i mongoli ed altro. Quindi siamo qui per dire che siamo uniti dalla parola di Sua Santità. Anche se poi quando stiamo vicino qualche volta bisticciamo un po'. È la parola del futuro, cioè la parola del presente. E allora quello che mi auguro è che tutti noi radicali, ma noi tibetani, diamo un contributo necessario perché anche gli italiani capiscano. È questo che noi aspettiamo, insieme far comprendere a tutti quelli che stanno su questo territorio, con questa storia, che la soluzione è quella, la democrazia, la generosità. Costantemente, come esattamente il Dalai Lama la predica oggi. Perché è molto importante la lettera delle cose. E quindi, per me, non è uno sforzo. Alcuni di voi mi sopportano da decenni, anche se siete giovani. Sapete quanto sono un fantestardo, tutto quanto, no? Lo sapete. Ma io quello che so è che qui stiamo continuando a preparare più democrazia, più libertà per gli italiani insieme, noi tibetani, noi radicali, perché questo è quello che siamo insieme in condizioni di produrre senza difficoltà, in un modo un po' spontaneo. Ecco, adesso ho fatto la predica. Scusatemi. Ma sei tu che sai farle. Tu che sei anche poeta.
ed è importantissimo. Allora, ho parlato anche troppo, però sapete che sono interessato, davvero. Guardate, come in Cambogia, perché è vero che giorno, come nel Vietnam comunista e dintorni, così come in tutta quell'area, noi fino alle Filippine, in tutta quest'area stiamo concependo una di... quando Govanai va e torna col rischio di essere arrestato perché vuole democrazia. Poi io dovevo andare con lui e così ci arrestavano assieme. La non violenza è questa. Ma sai che succede? Che il re, il giovane re, figlio del celeberrimo re, grande re tradizionale, che aveva avuto rapporti con Pechino, diverso tipo, sì, a San Rain. E allora quello che succede è che invece il re ha deciso di graziarci, ha graziato lui, ha graziato noi, su questo è esatto, e loro non se ne aspettavano. Io sì, e dicevo, e questa è la nostra storia continua, sorprese continue che adesso nascono proprio dal Tibet, dalle acque del Tibet, dalle acque rubate, dalle acque necessarie. E oggi quindi, a quest'ora, io posso solo proporti di condividere un po' del nostro opera della fame. Ma poi penso a lui, ma smettila, ma mangia. Avanti a Strasburgo, che dice ieri mattina non abbiamo preso, fatto colazione per colpa tua. E questo creando questo senso di unità profonda del vivere, del respirare, del bere, tutto questo. Quindi vi sono tanto grato di essere qui, e tutto l'amore che sempre lui ha lasciato qui, perché lui veniva anche per riceverlo, ma in realtà ogni volta qui in questa sala non lasciava la e diveniva forza, e invece infatti di essere sempre di meno, non come si rischia di essere, ecco qua, io dico, beh, preparatevi per favore a darmi la cittadinanza tibetana. Perché la cittadinanza radicale, la cittadinanza italiana, voi sapete, è comune, l'abbiamo, la viviamo insieme. E quindi cosa dico? C'ha ragione quello là. Ci vuole oggi libertà, più libertà per gli Han. E i tibetani
lottano per questo, con gli uiguri. E così ormai cambia la Mongolia, cambia, sta cambiando tutto quel territorio. Perché? Perché la parola, la poesia, la non violenza tibetana è quella del partito radicale che è di tanti di voi, anche questo piccolo grande miracolo possono farlo rispetto a questo mondo immenso, così nemico, così con tanti nemici, con tanti pericoli. No, noi diciamo oggi dobbiamo essere speranza. Ed è questo, spes contra spem, essere speranza contro quelli che le speranze le mettono in banca, le speranze le mettono in giro per sfruttarle. E quindi termino, voi lo conoscete già, ripeto in latino, spes contra spem, e la cosa nostra, siamo speranza contro quelli che sfruttano le speranze, sull'amnistia, sulla pace, su tutto. Beh, comunque, grazie di come state a casa vostra. Volevo sapere come possiamo noi aiutare la loro causa, perché al di là delle adozioni, lo so, tipo, perché le cose economiche è facile. Però in che cosa? Sì, certo c'è un cambio, ci vorrebbe un cambio di mentalità, non è una cosa semplice, perché deve essere una cosa anche mondiale, no? In che modo però c'è una maniera semplice per poter aiutare? È vero, molto complicato una parte da anche punto di vista. Noi siamo 6 milioni di popoli tibetano, siamo 6 milioni contro di 1300 milioni di cinesi. Soprattutto questo, tutto il mondo più interessato a fare commercio con la Cina. Per questo chi sostiene che la causa tibetana ci vuole proprio anche come quasi estrema sforzo. Tutto il mondo, quando noi parliamo della lotta, quando dice questa parola lotta, immaginiamo che tu vinci con l'altro perde, come se un modo di distruggere con l'altro, ma perdere tu vinci con l'altro perdere, questo noi abbiamo modo di pensare, lottare. Ma nostra lotta non è completamente diversa, non è questo.
nostra motivazione, il nostro modo di lottare è completamente diverso. Nostra lotta basata sulla filosofia buddista, noi non crediamo nostra lotta, lotta sarebbe se tu vinci, se distruggi altro, qualcosa tu se vince, questa non è lotta, nostra lotta sarebbe ognuno di noi prende una grande responsabilità, rispetto e sviluppare la propria compassione, amore verso l'altro e questa è lotta. Soprattutto penso anche a questa parte di Radical Party, qui anche conosco alcune associazioni che per Tibet, perché loro aiutano causa tibetana, perché vede questa causa tibetana, il Tibet è qualcosa di prezioso, qualcosa di importante per essere viva in questo mondo, c'è qualcosa che serve per tutti. C'è questo motivo e vedono che è importante proteggere questa cultura e questo popolo. Noi siamo usciti fuori dall'Himalaya oltre 50 anni dal popolo tibetano, anche il governo tibetano, e noi abbiamo imparato, abbiamo costruito un governo, imparato che vuol dire anche il valore della democrazia, rispetto. Per questo noi abbiamo costruito una base, un governo tibetano per democrazia. Italy lapadu rom chashana ta nubju geke ki chatsi tawa penju ki jungu zo de ta rom cha de ge pes dinde gi en denju no bo bo yodi ni gegem chi tam ani ge se dinde ji na ya tring ma phoba chi lapadu ani mirat sa de gi shea shea de le ya kabyu che bu yo na manzu gege bi mirik Dice questo molto importante, oggi sono qua, questo paese, Italia, soprattutto Roma, un unico terra che dove è contenuto, protetto dalla propria una arte umanitaria. Un posto molto importante e quello che volevo dire, stessa cosa, e noi abbiamo anche questo prezioso cultura, ci sono. Per questo modo di aiutare sarebbe proteggere in qualche modo educazione, preservare la nostra cultura e le nostre lingue e continuare a proteggere questa cultura, questo è il modo di aiutare. Tante persone pensano è difficile che siamo popolazione di 6 milioni, volevo portare democrazia e libertà non solo del popolo tibetano, ma intera Cina,
per questa gente è difficile credere questo modo di pensare. Noi non siamo assolutamente contro le popolo cinesi o contro di Cina, ma quello che chiediamo noi per dare diritto di proteggere la nostra cultura, quello che noi avevamo in passato, e ricostruire e proteggere. E questo punto di vista è abbastanza più semplice per capire. Questo utile è modo di aiutare anche per aiutare l'educazione delle giovani tibetane. E questo è un altro modo per comunque far arricchire, far imparare la nostra cultura, continuare a mantenere. Poi soprattutto anche continua quando parlate del Tibet, quando facciamo manifestazione, quando organizziamo qualcosa, molto importante è sostenere, stare vicino e anche spiegare questo nostro motivo e il nostro come posso dire, progetto, il nostro punto di vista. Questo è molto importante, è spiegare alle persone che non lo sanno. Ma siete soddisfatti della risposta? Sbaglio o la risposta la si potrebbe anche sintetizzare in questo modo. Noi lottiamo, lui ha ribadito, noi lottiamo. Ma con non violenza. E quindi non lottiamo contro, ma lottiamo con, per convincere insieme, non perché credo che sia importante, non è lottare contro, vincere contro, è la risposta è vincere con, anche quello. Vorrei fare un esempio. Stiamo parlando di questo. A partire dai 6 milioni di tibetani con il timbro. Ma voi siete, noi siamo in Italia e sapete che anche in Italia stiamo cercando di vincere con, non contro. Ma se i geli le dighe, per questo i geli le dighe ora, se non so i geli le dighe ora, sta cantando. Ogni volta che Tom Lendo ci chiede ora, sta studiando delle tolle. Il Dalai Lama viene a Bolzano, Trento. Che ancora non si dice che c'è un giorno a pere, ogni volta ripete, noi vogliamo per la Cina lo stesso tipo di accordo che c'è stato
nel dopoguerra. Quindi, in Manzo che per te tanto di più che mi ci do mare è e già non mi manda a me ci do mare, ci vuole che calo da cambi ore. E continuamente quindi c'è questa bandiera tibetana. Cadena te vedi tante ore. E la bandiera tibetana è dovunque. E in Italia e già sta già cosa ce n'hanno perché già tante tome ore. Occorre vincere con e non contro. Ti chiedo che di non pagare il seguro se non mangi chi ne dà tazzo di anni di cala pece per le mosce, ma sotto anni scende fa mesce per mare. E allora solo vi dico una cosa. Vi risulta per esempio che qui in Italia, nei nostri confronti, per esempio, credete che il popolo italiano ha il diritto di conoscere quello che penso e dico? Ci vedete, ci sentite spesso nelle grandi televisioni nazionali. Eppure questa è la battaglia comune. Abbiamo appreso anche dal Dalai Lama che così si crea più felicità, più amore, più vita, più democrazia. Adesso quando tornerete a casa, eccetera, siate tranquilli che non sentirete le cose che qui ci siamo detti. Ma noi sappiamo che in questo modo, volevo dirvi una cosa. La cosa bella del Dalai Lama anche è la sua humor, la sua capacità di sorridere. Vedete, a un certo punto siamo tutti quanti conoscendo che cosa è successo per Pandit Lama quando a un certo punto non si sapeva e allora hanno acchiappato il sospetto Pandit Lama. L'hanno sequestrato e credevano di vincere. Devo dire che perfino a Pechino, credo, hanno imparato qualcosa. Ma perché andare a cercare di nuovo un Pandit Lama da sequestrare? E cosa pensano a Mazzuma? Se bastava ci tega ci parese. Ma vedete, se andano a ciò, se bastava ci tega ci parese. Quando c'è il Dalai Lama che deve reincarnarsi, lui. Cosa dici? Di cara se mi chiuso dentro un gruppo di giungai, qui anche ci tungo io già, e vedi che adesso ti dice che ci tiene, e pensare così. E io sono certo che il Dalai Lama ha preparato per la sua reincarnazione qualcosa di nuovo e di grande. Che li sorprenderà tutti. Altro che andare a piarsi il Pandit, piarlo, metterlo in galera, interrogazione. Dunque, noi sappiamo che si incarnerà, d'accordo? Questo è pacifico. E lui ogni tanto l'accenno lo fa. E lo fa
sorridendo. E scemo c'è questo cuore, se cos'è fatto c'è questo cuore? Io credo che anche per il mondo cattolico oggi, per quello di grande che sta forse accadendo anche qui, quando ci sarà nel mondo il momento in cui il Dalai Lama si rincarnerà, sarà, sono sicuro, una sorpresa grande per tutto il mondo. Perché lui è capace di amare, di sorridere, anche nei momenti tragici, drammatici. E per questo vi dico che personalmente quando passiamo fra di noi, e poi penso a lui che devo vedere poi dico, e quando ci farà la sorpresa che prepara come rincarnarsi, sarà sicuramente una cosa enorme per tutto il mondo. Per tutta l'essenza delle religiosità. E quindi devo dire, non so dove stai in questo momento, Dalai Lama, ma tu lo sai che ci vogliamo bene. E io ritengo che questo, lo dico qui, poi i fatti potranno mentirmi, ma che quando ci farà l'ultimo saluto il Dalai Lama, sarà una sorpresa bellissima per tutto il mondo. Poi vedremo quale, ma ci sarà, e io gli sono già adesso grato anche per questo, che so che accadrà. Come ti sembrano questi radicali? Non sono partito radicale, ma vedo molto comunque molto unito, apprezzo molto quello che voi fate. Sì, ma nel mondo cristiano diciamo che non bisogna mai mettere limiti alla bontà della divina provvidenza. Quindi non è affatto detto che tu non diventi non solo un iscritto, ma un vero leader radicale per il mondo. Immagina io. Domande! Sotto! Volevo... I'll speak in Italian so they can understand what I'm translating. Prima volevo chiedere scusa che siamo pochi, pochi ma buoni. È stato l'ultimo momento. Chi è venuto, chi è potuto venire. Perché lui merita lo stadio pieno di gente. E, dato che noi siamo pochi, ci sono più tibetani giovani qua oggi. Alcuni sono appena arrivati dal Tibet, alcuni via l'India.
forse lui può dire qualcosa a loro, per, dato che vivranno in Europa, suppongo ora, magari due paroline a loro per... Adri, che si è messo perché non ha cominciato a messo ora come ti dice Yuba Jinye kare lau lau ti pui pui na kese wo jinse mise ti yisra ani ni tanji inji inji kran do ye jani kran jan liya kare she ba ki ji besan da jinse ne tan shi ba nang shi mare samju la ba chane dinje ji sam lo ke ko ye ki kheju ba sam do su ni su su gi ni ge bi jin da da ke ben ji sam lo ma da ma che Deba imbati karika fushebu e ti chiedi un po' di. Lui diceva: io ho proprio scelto oggi parlare tibetano per capire anche il tibetano indipendentemente. Per questo, quello che dico, non c'è differenza sia tibetano sia occidentale, perché quello che noi dobbiamo sostenere, noi dobbiamo proteggere, cioè la verità con la non violenza, e questo è tutti uguale, qualsiasi persona, anche tibetano e non tibetano. Per questo non c'è un'alternativa. Dine shenpa chigli ya ta gege tibet na le tsa re gege bigi jukshum kei gege bigi lugu gege bigi mi dodan ta som tan da mon su ya ko chi ji xian gui pe ke ju le chance. È molto importante il tibetano, siccome arriva in Italia, vive in questo paese, è importante conoscere questo cultura di questo paese, storia di questo paese, lingua di questo paese, prima cosa è fondamentale per studiare. Nuciu Gigup Zibina ta Milis Legroa Kaji Gigup ne Nuciu Hazibina Gigup Samegi Benjo Tan Chipsi Ki Sam Jungzo di Ta Jungcha Rivers and Gigup Dindeji Tan Ani Di Gesa Dindeji Nandia Kanzu E questo paese è molto importante, proprio occhi del mondo, in Italia, soprattutto Roma, un paese dove arriva tutta intenzione da tutto il popolo. Per questo motivo voi avete molto grande possibilità di imparare sia per la cultura, sia anche il modo di sviluppo del mondo moderno. Per quello che io ho detto prima, è molto importante imparare a conoscere questa cultura, questa lingua, dove vive voi, il paese occidentale, ma soprattutto non dovete perdere vostra radice, vostra lingua, vostra abitudine, cultura, e questo è molto importante, anche se vive fuori dal Tibet, noi dobbiamo essere tibetani e dobbiamo imparare a mantenere la nostra abitudine, la nostra cultura. Truce, grazie. Questo libro che è scritto Tenzin La, se qualcuno vuole potete prendere, costa di 10 euro, per lui comunque viaggi e gira tutto il mondo con il senso della sua spesa fatta da questo libro. Grazie. Ecco, forse questo è un piccolo modo per dare un aiuto, quello che la nostra amica prima chiedeva, forse questo è un piccolo modo per dare un aiuto, ma che è diverso dall'aiuto economico. Che è diverso dall'aiuto economico, ma che insomma rappresenta simbolicamente la nostra solidarietà a questo popolo, che è un popolo davvero speciale. Io sono stata molto colpita naturalmente dalle parole di
niente, nel senso tu, il nostro impegno è quello di dare un sostegno a che questa cultura preziosa non possa scomparire e quindi sostenere dei progetti che riguardano la formazione. E però ho una domanda per te, Tanzina. Aiutaci a non perdere la grinta, perché non vorrei che aiuta noi supporter a non perdere la grinta, la forza, perché non vorrei che dal tuo messaggio cioè non fosse chiaro che cosa significa lotta non violenta. Non violenta nel senso di senza armi, ma lotta nel senso che con tutto l'amore per i nostri fratelli cinesi io non provo nessun amore per il governo di Pechino, come non proverei nessun amore per un governo che opprime, che uccide, che distrugge. Quindi non violenta, sì, assolutamente non violenta, ma determinata e con tutta la grinta che io so che tu hai e che spero che tu condivida, che anche noi abbiamo insieme a te. Questo decima volta ha pubblicato questo libro e questo qua adesso volevo offrire a Marco, ringraziare per l'articolo e qui anche c'è un po' di poesia, siccome cosa in inglese tradotto qualcosa in italiano, questo volevo dare a te. Perfetto, grazie. E allora interrompo così quello è con te oggi un po' la sete e ti prego di raccontarglielo che qui ho bevuto alla sua salute. Grazie tanto. Grazie a tutti.